Pensavate non ci sarebbero stati più fiori su Arte per te? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video della serie Fiori, Fiori, Fiori come se non ci fosse un domani. Eh sì, siamo ritornati a creare dei nuovi fiori, ma questa volta li creeremo con qualcosa di veramente, veramente inusuale. Userò infatti i dischetti struccanti, i dischetti di cotone idrofilo struccante, e userò anche dei cotton fioc, quindi un video quasi dei make-up. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come ha creato i fiori con i dischetti struccanti. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri fiori con i dischetti struccanti. Io userò questi della Isere che compro a poco più di 90 centesimi o poco meno di 90 centesimi, non ricordo, alla Lidl, e sono 120, quindi una gran convenienza. Allora, mi serviranno i dischetti, un paio di forbici abbastanza piccole, dei cotton fioc e poi la pistola a caldo. Questi per fare i fiori già bastano, poi se vogliamo colorare i nostri fiori possiamo usare o dei pastelli come questi o dei gessetti che sono meno costosi e vanno bene lo stesso, o se vogliamo rimanere in ambito make up anche un blush qualunque, e poi per fissare la polvere della lacca. Cominciamo subito. Per fare il primo modello ci occorreranno 5 dischetti e un cotton fioc. Cominciamo subito, pieghiamo il dischetto in 4 e quindi su questa parte qua disegniamo una sorta di 3 con le forbici. Allora, in pratica dobbiamo fare la curva esterna e poi insinuarci al centro a V. Non vi preoccupate se il taglio non viene preciso, perché questa cosa è del tutto ininfluente. Farà venire il vostro fiorellino semplicemente più ispidino, diciamo così, più svolazzante. In pratica quello che dovrete avere poi tra le mani sarà un cuoricino composto dalla piega del vostro cotton fioc. Quindi apriamo e avremo una sorta di quadrifoglio. Lasciamo e facciamo così anche con gli altri cotton fioc. Adesso è metterli tutti dalla parte senza quadratini, perché questi sono operati da una parte e lisci dall'altra. E una volta fatto questo, cominciare a fare la seguente. Sul primo fiorellino, in questo caso io ne ho di varie forme, venuti casualmente, e allora avrò l'accortezza semplicemente di mettere i più grandi sotto e via via lasciare i più piccolini. E allora mettere al centro un punto di colla. State attenti perché la colla a caldo nel cotone diventa veramente incandescente. Ora, non mi chiedete per quale arcano motivo, io questo non lo so, però ho notato che si acuisce notevolmente la temperatura, cioè risulta molto molto calda. Io spingo così e stringo, spero vediate, ho messo un fondo scuro, ok, e lascio ben bene aderire. Quindi metto un punto al centro, quindi prendo un altro dei miei girellini e faccio in modo ogni volta di sfalzare i fiori, cioè di mettere il fiore chiuso lì dove c'è l'apertura tra un petalo e l'altro, e chiudo così. Quando sarò soddisfatta della grandezza del mio fiorellino, io infatti lo farò con 4 dischetti e non con 5, bene, smetterò di spingere, taglierò un cotton fioc, metterò un punto di colla al centro, infilerò il mio cotton fioc qui, stando attenta a non bruciarmi, e chiuderò tutt'attorno la corolla del fiorellino, così, e la lascerò riposare. Eccolo qua, comunque in foto poi lo vedrete ancora meglio perché metterò le ombre
più accentuate in modo che il bianco non sia totalmente invadente. Ecco qua il primo modello, passiamo al secondo. Li potete farlo con quanti petali volete, da un certo numero in su, quindi dai 7 in su, e dipenderà molto da quanto volete grande la vostra rosa, perché adesso andremo a fare proprio una rosa. Innanzitutto prendiamo 3 cotton fioc e uniamoli insieme, stando attenti a non bruciarci sempre con la pistola a caldo. Quindi mettiamoli uno accanto all'altro e facciamo in modo che rimangano così vicini vicini. Intorno a questo fusto di cotton fioc legheremo la nostra rosellina. Prepariamo i vari petali. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo piegare in due il nostro dischetto e ritagliarlo con una sorta di forma a cuore, quindi seguire la linea del dischetto, ma poi a un certo punto deviare da essa e dare la tipica forma a cuoricino, facendo venire tante bocche di Spank. A me questa forma ricorda la bocca di Spank. Allora, ricordate Spank? Vabbè, tanti cuoricini senza la punta, diciamo così. Quindi pieghiamo e giriamo. Tra l'altro potete farli anche tutti uguali, non c'è bisogno di andare a decrescere mano a mano che la rosa cresca. Quindi è molto molto semplice. Fatti un numero indefinito di petali, cominciamo ad assemblare la rosa. Mi raccomando, la parte a quadratini sempre dall'interno. E allora, cosa facciamo? Attenti sempre a non bruciarci, lo ripeto centinaia di volte, ma va bene così. Mettiamo la colla a mo' di sorrisone lungo il bordo inferiore del nostro petalo e adagiamo, quindi da una parte e poi dall'altra, avvolgiamo proprio il petalo. Io lo dico a voi di non bruciarvi e poi ci rimango appiccicata di volta in volta. Visto? Facciamo così anche col petalo successivo, senza bruciarci questa volta però. Andiamo a mettere il petalo lì dove c'è la congiunzione di quello precedente. Quindi uno, chiudiamo anche dall'altra parte, sì, appena si raffredda un po', uno e due. Proseguiamo con il terzo petalo. Voi fate sempre in modo che questa parte alta stia esattamente dove c'è la parte più bassa della congiunzione dei petali precedenti, quindi qui e qui, così. Adesso comincio a mettere la colla soltanto al centro e poi in un secondo momento la metterò anche altrove, quindi qui che è più basso, solamente dopo la metto sui laterali, perché man mano che la rosa cresce è meno controllabile, no? Da tutti e due i lati, quindi li faccio uno per volta, da una parte e dall'altra. Arrivati a questo punto io mi fermo, potrei continuare ancora ad aggiungere petali. Aspetto un attimino che si asciughi ben bene qui la base della corolla. Taglio l'eccesso di cotton fioc che escono, voilà, e se voglio fare qualcosa di più rifinito, taglio un cotton fioc a goccia, così, a goccia si fa, e che poi aperto darà questo risultato, e lo applico proprio sotto alla mia rosellina. Guardate che carina,
Vi devo mettere un po' di ombra, se no non vedete niente, con i suoi cotonfiocchi al centro. Eccola qua, che volendo potremmo anche colorare leggermente. Adesso, per esempio, io qui ho un'altra rosellina. E allora, cosa faccio? Piano piano la passo sul blush. Così, picchiettandola leggermente. Non rovino il blush perché tanto sono dei dischetti di cotone idrofilo, quindi voilà. E lei piano piano acquisirà colore e si screzierà. Ovviamente potete farlo anche con i gessetti. E per fissare il colore basterà spruzzare su tutto un po' di lacca. È come fare una violetta, che da sola non dice niente, ma che in composizioni ravvicinate di questo tipo di fiorellini possono essere molto molto carine. E allora, semplicemente si dà un taglio a goccia al coton fioc piegato in quattro, quindi voi piegate in quattro come sempre il coton fioc e poi date. Ok. Un taglio così a gocciolina, vedete? E tagliate anche qui la puntina. Aprite e avrete un forellino al centro, anche se qui non ho forato in tutto e per tutto, ma non importa perché da questo forellino lascerete passare il cotton fioc. Così sporcate lo stesso tutto attorno di colla a caldo e ripetete in coro, stando attenti a non bruciarvi, che è la cosa più importante, chiudete la corolla attorno al coton fioc. Così, visto a solo fa poco, ma composto uno accanto all'altro, come ho fatto per esempio nell'uovo di Pasqua con i fiorellini a quadrifoglio di cartoncino, ve lo lascio qui tra le schede, sta un amore. La violetta che da sola non dice nulla, ma in composizione sta bene. Per quest'ultimo fiore, nonché il più bello, secondo me ci occorreranno un 15-16 dischetti struccanti e una decina di cotton fioc, naturalmente una bella stecca di colla a caldo. Adesso un primo dischetto ci servirà come base, gli altri invece come petali veri e propri. I petali si formeranno così, mettendo un pochino di colla al centro e piegando a metà. Voilà. Quindi dal retro mettiamo un pochino di colla al centro e pieghiamo di nuovo questo petalo a metà e lasciamo ben ben asciugare questa sorta di conetto che sarà da una parte chiuso e dall'altra aperto. Ora prendiamo le alucce che si aprono e riportiamole a una naturalmente così sul davanti, una da una parte e una dall'altra, incollando appunto questi movimenti. E allora mettiamo un po' di colla qui dove ci sarà la piega, prendiamo la luccia e la portiamo in avanti, così come dall'altra parte. Mettiamo un po' di colla qua, prendiamo la nostra bella luccia e la portiamo sul davanti. Quindi lasciamo asciugare e apriamo il nostro primo petalino e guardate che viene grazioso il petalo fatto in questo modo, che può essere usato da una parte o dall'altra. Io lo userò così con tre pieghe sulla parte anteriore perché mi piace di più. Bene, facciamo così tutti i nostri petali. Prima di assemblare i petali che abbiamo fatto, facciamo la nostra corollina. Conviene farla prima perché così ce la troviamo bella e pronta quando poi dobbiamo assemblare il tutto. Allora, tagliamo i nostri cotton fioc abbastanza bassi, proprio a meno di mezzo centimetro dalla fine del cotone idrofilo. Ciao! Ok, tolte le capocchie dei cotton fioc, attenti a non ustionarvi perché questa è una parte un po'
pericolosa perché vedete tra di loro devono essere attaccate con la colla a caldo e se non siete accorte potreste ustionarvi leggermente e non sia mai. Comunque, messo il primo, poi è tutto più semplice. Non so cosa sia più semplice, sostionarsi o mettere gli altri, ma più semplice è qualcosa. Ora, tra ognuno di quelli che abbiamo messo, mettiamone un altro. Ok, concluso tutto il giro, tagliate gli spuntoni in eccesso. Ma prima fate asciugare tutto ben bene, che non si muovano più. Bene, siamo pronti per assemblare il nostro fiorellino. Prendiamo la nostra base e uno per uno. Io lascerò in evidenza la parte con più volà, metterò sulla punta di ognuno di questi petali, così della colla a caldo, e schiaccerò. Quindi nella parte dove c'è solamente la pieghetta, dove sembrano dei pantaloncini, diciamo così, metto la colla proprio alla fine, attacco. E schiaccio allargando il petalino. Primo giro, guardate che delizia. Secondo giro di petali che andrò a insinuare più al centro, incastonando appunto questo giro tra un petalo e un altro del settore sottostante. Quindi colla tra un petalo e un altro, inserisco più in basso questo, così. Uno. Colla, no! E inserisco le comiche. Concluso tutto il giro, guardate quanto è delizioso. Vado al centro a infilzare la mia cupolina di cotton fioc. E allora metto un bel po' di colla a caldo e alloggio così la mia cupolina. Voilà! Tengo, sì, così. Tengo pressato qualche minuto. È il mio ultimo fiorellino di cotton fioc, dulcis in fundo, ho lasciato il meglio per il finale, ebbene sì, è pronto. Guardate che delicatezza e che delizia. Ecco i nostri modellini di fiori, la rosa, fresietta, non so come possiamo chiamarla questa, e poi questo che è meraviglioso, guardate che bello. E naturalmente non scordatevi la violetta che qui vedete colorata col gessetto, che da sola non dice niente, ma in una composizione messe una accanto all'altra a mo' di grappolino è veramente deliziosa. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia in qualche maniera sorpresi. Io mi sono divertita moltissimo a sperimentare gli utilizzi alternativi dei dischetti struccanti. Ora, se voi rifarete i fiori o se ne inventerete altri tipi, fatemelo sapere. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Tutti bianchi, bambagiosi. Spero che questi fiori vi siano piaciuti. Quindi non mi rimane che darvi appuntamento su tutti i miei social. I link li trovate qua sotto, di Instagram, del blog, di Facebook. E vi aspetto anche sui miei altri canali. Due cuori una cappa e Ombretta. Due cuori una cappa, lo sapete, è il canale di cucina che ho con Gabriele. E Ombretta è il nuovo canale di lifestyle, beauty, makeup, tutto quello che volete. Il nuovo canale libero di Ombretta, che sta venendo su veramente veramente carino, come già vi ho detto in altri video. Io vi aspetto.
certo. Adesso non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Se questo vi è piaciuto, però, mi raccomando, disegnatelo sto pollice in su. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Arrivederci. Al prossimo.